Abbiamo lavorato congiuntamente e disgiuntamente, perché Salerno nel 2017 ha mantenuto la sua autonomia gestionale e finanziaria, però abbiamo lavorato in una logica ovviamente già di coordinamento e ora siamo nati come autorità di sistema. Nel corso del 2017 il comitato di gestione ha fatto 14 riunioni e ha adottato 71 delibere, per dire anche la quantità e la mole di lavoro che abbiamo fatto come comitato. Ora cominciamo una storia pienamente integrata. Abbiamo voluto simbolicamente che la prima conferenza stampa fosse a Salerno, perché Salerno è un porto importante, è uno dei due cuori, tre cuori, perché abbiamo anche Castellammare di Stabia, della portualità principale della Campania. E ora cominciamo una storia in cui, come porti della Campania, vogliamo essere protagonisti della realtà meridionale e del Mediterraneo, che per noi è un punto molto importante. Napoli soffriva di una malattia grave che era diventata cronica, cioè l'instabilità dei vertici, e quindi questo era ovviamente da sanare, è stato sanato e ora ci stiamo dando un percorso. Napoli, diciamo, ora avrà nel corso del 2018 sette cantieri aperti, quindi insomma sarà un periodo di lavori importanti e ne faremo anche degli altri. Quindi ovviamente Napoli ha bisogno, più di Salerno, di riprendere un po' la corsa. Salerno ha lavorato bene negli anni passati, è cresciuta anche nel 2017, ha tutte le condizioni per poter crescere. Ovviamente Salerno ha un suo limite, che è una capacità di spazi molto limitati, e quindi dovremo lavorare per realizzare una struttura multipiano in modo tale che il traffico delle autostrade del mare e quello delle automobili, che è molto importante, non rechi congestione anche alla città. E nello spazio portuale c'è bisogno di una struttura multipiano che accolga le automobili per dare spazio alle autostrade del mare.